Martedì 18 gennaio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Molti gli argomenti che vi sottoponiamo e allora in primis la partita del Quirinale, chiaramente dai quotidiani nazionali, con un momento di gelo, potremmo dire così, nel centrodestra, in particolare tra la Lega e Berlusconi. Vedremo perché, poi parliamo del Covid che rallenta in Italia, vedremo rallenta anche in Umbria e tra qualche giorno cambieranno anche le regole, potremmo dire così, per le quarantene e anche per il conteggio delle persone positive. E ancora parleremo però sempre di caro bollette, con il grido d'allarme che continua a salire dalle aziende, in particolare che non riescono più a sostenere i costi energetici. Questi alcuni degli argomenti, poi ne vedremo altri dalle pagine dei quotidiani regionali. E allora rapidamente andiamo a vedere le testate nazionali. Questa è La Nazione e come vedete il titolo è dedicato alla partita del Quirinale. Salvini, Berlusconi, il grande freddo, il capo della Lega, faremo un nome condiviso, Forza Italia risponde, siamo già d'accordo sul cavaliere, poi la telefonata proprio tra Berlusconi e Salvini. La fotonotizia ci riporta ad uno dei film più popolari della cultura italiana, Un americano a Roma, per raccontare che cosa? Un grande rialzo del costo delle farine che di fatto rendono il piatto più amato dagli italiani, la pasta, caro del solito, ma vedremo che il problema non riguarda chiaramente soltanto le farine. E poi dal dorso regionale, lavorava senza Green Pass, i carabinieri chiudono un parrucchiere che dice non lo sapevo, non sapeva che doveva avere il Green Pass per poter fare attività. Il Messaggero, testata nazionale, anche qui chiaramente l'attenzione sulla partita del Quirinale, mossa Salvini, ho un altro nome e il cavaliere si infuria. E poi locali chiusi, ristori per 3 mesi, lo dice Sartore dal Ministero del Tesoro, aiuti a fondo perduto a discoteche, cinema e sport che hanno avuto delle forti ripercussioni a causa delle chiusure forzate per il Covid. La fotonotizia ci porta ad una inchiesta del Messaggero al Bambin Gesù, uno dei più importanti ospedali pediatrici d'Italia. Ebbene, il virus ora morde i neonati, alcune unità cominciano insomma ad essere un numero importante, i bambini neonati che vengono intubati in culla perché già affetti da Covid. E poi la cronaca, droga dello stupro, una studentessa degli Stati Uniti è stata abusata a Roma, bloccata per ore in un letto, caccia al violentatore che lo aveva conosciuto in un pub. Queste erano le due testate nazionali, approfondiamo alcuni degli argomenti proprio dei quotidiani nazionali. Questo è il Messaggero, Salvini fa infuriare il CAV, ho un nome convincente, parliamo chiaramente della partita del Quirinale, ricordiamo che le prime votazioni ci saranno lunedì 24 gennaio a partire dalle ore 15, Salvini ieri che cosa ha detto? Che il cavaliere deve prima di andare alle votazioni portare il pacchetto, diciamo così, di voti a suo favore, diversamente la Lega avrebbe un nome, come dire, non divisivo, un nome capace di unire più anime del Parlamento. Cambiamo argomento, parliamo del Covid, i contagi sono in discesa, questa è la buona notizia, gli asintomatici. Per gli asintomatici cambieranno le regole delle quarantene dopo l'arrivo del picco che è atteso a giorni. Intanto ieri 20.000 casi in meno rispetto a 7 giorni fa, cala anche il tasso di positività. Tra 10 giorni ci saranno quarantene più brevi e soprattutto nei dati giornalieri dei ricoveri verranno indicati solo i malati che hanno effettivamente dei sintomi da Covid, quindi vedrete che i numeri in qualche modo cambieranno. L'altro argomento che vi sottoponiamo è il rincaro di molte materie prime, in particolare le farine, il grano dunque. E allora pasta e pane, rincari da capogiro, ecco quanto ci costeranno nel 2022 dai fornai, prezzi più alti del 12,5%. La Federdistributori spiega, questo è il frutto di una bolla speculativa sul grano. Intanto ogni famiglia proprio per i prodotti a base di farina spenderà almeno 300 euro in più, ma il problema non riguarda soltanto
soltanto le farine, quindi non riguarda soltanto le famiglie quando vanno a fare la spesa, riguarda anche le aziende. Qui il problema si chiama caro energia. Il caso in provincia di Reggio Emilia, di una fabbrica di ceramiche particolarmente importante, la Romani, che fattura qualcosa come 130 milioni di euro, che, come già fatto, noi ve lo abbiamo raccontato, per esempio in Umbria da Tagina, ha di fatto spento i forni per 3 settimane. Perché? Perché i costi delle bollette sono assolutamente insostenibili. Pensate, a marzo questa azienda pagava 850.000 euro di luce, è arrivata a pagare 3 milioni, cioè qualcosa davvero di non sostenibile. Tassare i profitti e tagliare gli oneri, il governo studia misure d'emergenza, l'ipotesi di un decreto ad hoc giovedì, sul tavolo anche i ristori ai settori più colpiti. E queste erano le pagine di interesse nazionale. Andiamo nel dettaglio invece a vedere il dorso dei quotidiani regionali. Il Corriere del L'Umbria apre con il Covid, meno ricoveri ma più contagi a scuola nelle ultime 48 ore in Umbria, degenti positivi scesi da 236 a 228, ma le classi in isolamento passano da 14 a 67 in 4 giorni. La fotonotizia ci porta alla tragedia di 5 anni fa a Rigopiano, dove morì, siamo nel quarto anniversario della strage, dove morì il ternano Alessandro Riccetti. La mamma dice: a 5 anni da quella vicenda chiedo giustizia per il mio Alessandro. E poi la cronaca da Bastia con la storia di questo parrucchiere che lavorava senza Green Pass, viene chiuso e alle forze dell'ordine dice: non lo sapevo, non sapevo di doverlo possedere. Ancora sempre dai territori, da Perugia minaccia un negoziante con una spranga, i carabinieri denunciano un 63enne a Città di Castello, raffica di infrazioni con l'auto, ritirata la patente anche a un 19enne. Andiamo alla testata della Nazione, la testata regionale, la storia raccontata da Perugia di una persona che ha subito furti, io a tu per tu con i ladri, il racconto dell'ingegnere Anderlini che a Perugia ha messo in fuga 3 malviventi, siamo nella zona della Pallotta, in dad con i figli, noi genitori costretti a prendere le ferie, altra testimonianza in questo caso dal mondo della scuola, Covid, boom di vaccini ma resistono ancora i cinquantenni Novax. La fotonotizia ci porta anche qui a parlare del rincaro dei prezzi, il carrello della spesa aumentato del 4,3% rispetto a un anno fa. E poi in basso, da Città di Castello, 19enne spericolato, maxi multa e via la patente, mentre a Pian di Massiano il punto tamponi, ancora un cambio di accesso. Andiamo al dorso regionale del Messaggero, l'apertura dedicata al Covid, è cominciata la fase della discesa dell'epidemia, parla il professor Stracci, possibile iniziale riduzione della curva, intanto c'è uno scatto in avanti nei vaccini, oltre 16.000 dosi nel weekend. E poi siamo all'inchiesta del Messaggero sui bus, ultima fermata le aggressioni, un viaggio del Messaggero nel mondo del pendolarismo, di coloro che prendono l'autobus, ascoltando però le testimonianze, in questo caso degli autisti che raccontano storie di ordinaria violenza, soprattutto da parte di baby gang. E poi l'assegno unico diventa assolutamente un rebus per 120.000 famiglie umbre che non sanno come fare. E questa cronaca davvero singolare chiama i pompieri per il rogo, ma era solo un grande video. La storia arriva da Perugia, dove il vicino di una casa segnala ai pompieri un rogo nella casa accanto. Quando i pompieri arrivano era soltanto il video di un caminetto che era proiettato su un televisore, dunque, e non assolutamente un rogo che stava incendiando l'abitazione. A Perugia furti, casa studiata per rubare un tesoretto. E poi a Bastia Umbra la storia di questo parrucchiere che, raggiunto dalle forze dell'ordine perché non aveva il Green Pass, ha detto: non sapevo di doverlo avere. Andiamo nel dettaglio a vedere le pagine regionali, partendo dal Corriere dell'Umbria. Parliamo di Covid, quintuplicate le classi in isolamento, in 4 giorni sono passate da 14 a 67, a queste se ne aggiungono 97 in attenzione con almeno un positivo. Intanto continua questa campagna
campagna di immunizzazione dei bambini tra i banchi di scuola, già 340 adesioni nel Trasimeno, e ancora per sempre il Covid i ricoveri sono in diminuzione. Dopo l'apertura della RSA Terni si pensa di nuovo anche al Seppilli per gli anziani in condizioni più gravi. A Perugia ristretta l'area dedicata ai molecolari con il calo degli attualmente positivi. Insomma, si andrebbe in qualche modo verso una riduzione e normalizzazione, ma ancora insomma la guardia va tenuta assolutamente alta. Il personale sanitario, assunti 80 interinali per sostituire i sanitari contagiati, e poi ancora vaccini in orario notturno, somministrate 4.303 dosi in 18 giorni. Sempre dal Corriere dell'Umbria, i migliori vini di Montefalco si presentano al mondo con anteprima Sagrantino. E poi l'altro argomento che vi sottoponiamo è anche qui la questione del rincaro non solo dei costi energetici ma anche delle materie prime. Lo vediamo addirittura anche al semplice bar: la colazione si fa più cara, ci sarà un aumento almeno del 20% per caffè e cappuccino, perché dice FIPE Umbria, che ovvero la federazione che riunisce i pubblici esercizi, oggi la tazzina a 1 euro è sotto costo, cioè se pagate il caffè 1 euro, di fatto il barista con i costi che deve sostenere ci rimette. Ancora dalle pagine regionali, questo è il Messaggero: Covid, comincia la fase discendente dell'epidemia, parla il professor Stracci, possibile iniziale riduzione della curva epidemica. E poi lo scatto della profilassi antivirus, 16.000 dosi di vaccino somministrate nel fine settimana. E ancora l'inchiesta del Messaggero, come dicevamo, sul trasporto pubblico: mi hanno preso a pugni per aver chiesto di mettere la mascherina. L'incubo degli autisti, in particolare sulle linee extraurbane, che denunciano aggressioni. Fa paura una baby gang che si sposta tra Gubbio e Gualdo e di fatto si va anche a rifornire di droga a Perugia. Gli autisti denunciano la cosa, ma soprattutto molte volte hanno anche paura di queste situazioni. Ancora dalle pagine regionali vi sottoponiamo, sempre dal Messaggero, un altro argomento, quello cioè dell'assegno unico per le famiglie. Per 120.000 famiglie ora è un rebus capire come funziona questo assegno unico. Corsa per non perdere assegni familiari e detrazioni dei figli in busta paga, addio ai benefici automatici calcolati insieme allo stipendio. E poi la prossima anteprima del Sagrantino e l'intervento vista oggi a un dirigente scolastico, in particolare Davide Naderi, che è dirigente scolastico al Cassata Gattapone di Gubbio, che dice: la DAD, quindi parliamo di didattica a distanza, non è da vietare, ci si ragiona per andare oltre i confini delle scuole. E poi andiamo alle pagine regionali della Nazione, anche qui il punto sulla situazione Covid: le prime dosi a gennaio il 30% in più, parliamo di vaccinazioni di prime dosi, ma mancano ancora 21.000 cinquantenni che evidentemente sono degli irriducibili Novax. Dal 1 al 16 gennaio comunque la media è stata di 695 inoculazioni giornaliere. Il Covid, frenano anche i ricoveri, in una settimana meno 70%. E poi la cronaca: furti alla Pallotta, siamo a Perugia, ho bloccato tre ladri. La testimonianza di un ingegnere che racconta: hanno forzato la serratura del portone con una scheda, vagavano per i pianerottoli. E ancora ferita bottigliate a Ponte San Giovanni, un daspo urbano per l'autrice dell'aggressione, la protagonista delle violenze non potrà avvicinarsi a questa zona. Un pregiudicato era a Fontivegge ma è stato subito espulso. E poi entra dall'ottico con una spranga, viene denunciato un uomo di 63 anni che era già noto ai militari dell'arma. L'inflazione: a dicembre Perugia è la città più cara, nel capoluogo la crescita mensile dei prezzi balza dallo 0,6% al 3,9%, boom per i prezzi dei biglietti aerei. E all'interno trovate l'infografica che in qualche modo vi aiuta a capire dove si annida il salasso. Queste erano le pagine regionali dei quotidiani, vi faccio vedere le home page dei siti internet e poi andiamo al primo servizio di questa rassegna stampa. Qui siamo su Umbria 24, vaccinato quasi un bambino su 5, ma non è molto, via alle dosi a scuola. Abbiamo visto che il Trasimeno in tal senso è capofila, diciamo così, di queste vaccinazioni a scuola. Questa è Perugia Today: il comune di Perugia vende le quote del mini metrò, via libera del consiglio comunale. E poi tutt'oggi.info: il Covid in Umbria, la curva dei contagi continua a scendere, ma purtroppo ieri sono stati
contati altri due morti e poi il curioso avvistamento su TRG Media da Nocera Umbra di due lupi. A Nocera Umbra una fototrappola immortala un lupo e la sua compagna. Il video è stato pubblicato da Biagio l'esploratore, questo bambino di 9 anni, Biagio Squadroni, che insieme alla sorella Adele si divertono a filmare con delle fototrappole gli animali. Questa volta il video è davvero molto interessante, vi invitiamo a vederlo. Ha pizzicato due lupi, nemmeno tanto distanti dalle case, che si abbeveravano in una pozza di acqua. Prima di andare avanti con le nostre pagine locali, anzi apriamo in qualche modo le pagine locali spostandoci a Gubbio, dove sabato si è tenuto un convegno promosso dalla CGIL sul tema il distretto del cemento, ovvero costruire nella realtà eugubina un distretto in realtà in generale dedicato alla edilizia, una proposta che appunto è stata dibattuta dalle istituzioni, dal sindacato, ma anche dalle aziende direttamente interessate, i due cementieri Colacem e Barbetti. Vediamo. Rilanciare il territorio dell'Alto Chiascio, di un'area vasta che coinvolge i comuni di Gubbio, Gualdotadino, Nocera Umbra, Costacciaro, Sigillo, Scheggia, Pascelupo, mettendo insieme idee e risorse per affrontare le sfide dell'Europa, in particolare quella della transizione ecologica. È questo il proposito condiviso dall'associazione Nuove Rigenerazioni Umbria, filea CGIL, FILT CGIL Umbria, che insieme ai protagonisti sociali e imprenditoriali del territorio, in un lungo e partecipato confronto a Palazzo Pretorio di Gubbio, hanno presentato il progetto verso una strategia di sviluppo di area vasta del nord-est dell'Umbria, il distretto del cemento di Gubbio. Un dossier di circa 30 pagine elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione che, partendo dall'analisi dei dati del comprensorio, mira a creare, intercettando le risorse del PNRR, un centro di eccellenza per l'edilizia sostenibile, tenendo conto del ruolo fin qui svolto dalla produzione cementiera con i suoi 1.500 occupati e l'incidenza del 27% nel PIL per Gubbio. Al dibattito hanno preso parte i vertici nazionali e regionali di filea CGIL, quelli regionali di FILT CGIL, dell'associazione, rappresentanti del Parlamento, il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, assente la regione dell'Umbria, come sottolineato a più riprese nel corso della tavola rotonda. Presenti invece le aziende Barbetti e Colacem, che del dossier presentato hanno accolto i contenuti, ma soprattutto la metodologia del confronto, del dibattito scientifico e culturale. Il documento fotografa una realtà del territorio molto complessa e molto difficile dal punto di vista economico, quindi credo che l'unica convergenza possibile sia sul fatto che tutti dobbiamo lavorare affinché le imprese rimangano nel territorio e siano nella disponibilità di lavorare nel modo più tranquillo possibile, nel pieno e totale, come ho detto prima, rispetto delle norme. Le altre scelte sono insostenibili dal punto di vista economico. Non è che parliamo di un aumento del 5% per cui ci metteremo a ridere, ma qualcuno che ipotizza di raddoppiare il costo, non di aumentare il costo dell'energia per le cementerie di 50 volte, come potrebbe essere il caso del metano, di tantissime volte, non è oggettivamente percorribile. È percorribile invece aprire un tavolo sulla prospettiva futura del settore del cemento. Stiamo lavorando non solo sui combustibili alternativi, stiamo lavorando su tante cose, alcune che possono essere immediatamente implementate, altre invece che devono prevedere un percorso di ricerca, di innovazione dal lato tecnologico e vorrei dire anche dal lato, diciamo così, culturale. Posso citare ad esempio anche combustibili nuovi, alternativi, come può essere l'idrogeno, immediatamente non utilizzabili, però in prospettiva io credo che nell'arco di 10 anni riusciremo a comprendere se l'idrogeno potrà essere una valida alternativa agli attuali combustibili. È chiaro che deve essere un idrogeno prodotto possibilmente con energie verdi e rinnovabili. Il primo cittadino Stirati, nel considerare interessante l'iniziativa di Nuove Rigenerazioni e Sindacato, ha dato la propria disponibilità nel partecipare a tavoli di confronto su temi di quanto mai è necessario interrogarsi, data la loro complessità. Nessuna intenzione, ha detto, di chiudere le cementerie o di fare ostruzionismo, ma garantire la partecipazione per interrogarsi insieme su come affrontare il cambiamento. Bisogna uscire, ha affermato, da questo clima burrascoso che
porta anche gruppi, associazioni, comitati a provocare campagne negative per la città. Non voglio che Gubbio venga associata ad un luogo avvelenato, però ci deve essere uno sforzo di tutti. All'interno dello sviluppo del territorio non si può non considerare il cemento come un settore forte su cui fare una politica industriale, ma questo si può fare soltanto se le istituzioni creano le condizioni non solo di partecipazione e di confronto, quindi questo chiediamo in particolare alla regione dell'Umbria, ma anche l'uso, diciamo, di personalità, di tecnici, quindi un tavolo tecnico su cui iniziare a ragionare di transizione ecologica e che riduca questa transizione l'impatto sociale il più possibile, soprattutto nei confronti dei lavoratori. Siamo al Corriere dell'Umbria, siamo a Perugia, minaccia commerciante con una spranga, denunciato un 63enne che domenica pomeriggio ha fatto irruzione armato in un'ottica del centro storico, è entrato e ha preso a minacciare la titolare presente in quel momento nel negozio. La donna, terrorizzata, è però riuscita a comporre il numero di emergenza 112, sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. E poi bottigliata l'amica Daspo Willy per 37enne, l'aggressione era avvenuta in un locale la scorsa settimana. Ancora da Perugia, tir in avaria, code e rallentamenti a Bosco. Andiamo a parlare di gara d'appalto, gara per l'assistenza ai disabili, cooperative escluse sia le vie legali. Polis e Borgo Rete assegnano a uno studio di avvocati la valutazione del ricorso al TAR. Intanto Aldia si impegna a riassumere gli educatori mantenendo contratti ed anzianità. E poi Monteluce arriva la centrale 118, la Lega chiede certezze sul fondo, il piano dell'ospedale di Perugia prevede l'acquisto di uno stabile. Ancora al liceo di Betto, manomesso l'impianto di riscaldamento, gli uffici tecnici della provincia sono riusciti a risolvere il problema. Dalla scuola all'università, 80 webinar per orientarsi nelle facoltà da scegliere, si inizia lunedì. Ancora il Corriere dell'Umbria, che però si sposta sull'area del Trasimeno, siamo a Piegaro, partita l'iniziativa a scuola senza zaino per infanzia e primaria che interessa i plessi di Pietrafitta e Castiglion Fosco. A Castiglione del Lago, regali per giovani in difficoltà da Ant 8 Supporters e Soci Coop. E poi meeting organizzato, e siamo a Cortona, a febbraio sulla stazione dell'alta velocità, lo propongono i comuni toscani all'area del Trasimeno e alla regione Umbria. Siamo a Bastia Umbra con questa che è un po' la notizia del giorno: parrucchiere senza Green Pass chiusa l'attività. L'uomo è stato scoperto durante un controllo della polizia, si è giustificato dicendo che non sapeva che fosse necessaria la certificazione. Per lui anche la sanzione di 400 euro. Vende quadri online ma viene truffato, denunciato dai carabinieri un uomo residente in Veneto che si è spacciato per acquirente. Al via oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. E poi siamo nel territorio di Marsciano, prende forma l'associazione Nestore, eventi culturali, sport e tuffi nel passato. I promotori vogliamo offrire il nostro contributo per accelerare il ritorno alla normalità. E poi da Torgiano, bando GAL per le imprese. Al centro i maestri del legno raccontati in un libro. Siamo a Todi, l'ex preside del Ciuffelli e Inaudi Rinaldi ha ricostruito la storia del mobile classico e delle botteghe artigiane. Ci spostiamo, andiamo in Alto Tevere, raffica di infrazioni, tolta la patente a un 19enne, sanzione da 400 euro per un giovane sfrecciava nel centro abitato a bordo di un'auto che non poteva guidare. I militari lo sorprendono tra l'altro alla guida con il cellulare. Corso universitario, volano di sviluppo per la vallata. I sindaci commentano positivamente l'intenzione di Link Campus di attivare una laurea magistrale. Sempre più richieste di utenti allo sportello CISL Informa. Celicchi da Città di Castello fa il bilancio dell'attività del 2021. E poi andiamo ad Umbertide con la risposta dell'assessore regionale Coletto ad una interrogazione del PD, esattamente di Bettarelli. Prosperius torna pubblica, svolta per questo istituto di riabilitazione, la società pronta a cedere parte delle quote azionarie all'ASL 1. E poi l'imam di Umbertide, presidente della Consulta Islamica Regionale, rieletto per la terza volta consecutiva alla guida della federazione, mentre tornando a Città di Castello, ex Tiberina ed E45 sono strategiche per i territori. I sindaci Secondi e Fratini
dopo la manifestazione sul viadotto di Puleto. Siamo a Gubbio, lite in centro, denunciato un minorenne, ascoltati i testimoni del fatto accaduto in corso Garibaldi, ve lo ricordate, parliamo dei fatti di San Silvestro, il ragazzino accusato di minacce aggravate e porto abusivo di arma, si indaga anche su episodi a bordo di pullman scolastici e per altri danni nel centro storico. Ribalta per la scuola in beni storico-artistici, 12 atenei italiani promuovono lo studio specialistico al San Benedetto e poi il libro di Aldo Sartori, un senatore per caso, che l'abbiamo presentato tra l'altro anche in questo studio. Siamo a Gualdo Tadino con i commercianti che si stanno organizzando per raccogliere una petizione contro l'istituzione delle strisce blu in centro. Commercianti pronti a fermare la riorganizzazione che prevede 250 posti auto a pagamento. Progetto Rocchetta, oggi pomeriggio alle 15.30 la presentazione al Teatro Thalia. Non ci sarà, lo ha annunciato ieri la Comunanza Agraria, ma non ci saranno nemmeno i partiti della opposizione. E poi andiamo a Foligno, via Campagnola, prove di rivoluzione, disagi ieri mattina per le modifiche al traffico legate ai lavori per la bretella di Ponte Antimo. A marzo udienza al TAR per la vicenda ZTL. E poi guasto alla condotta idrica a Foligno, migliaia sono rimasti senza acqua, in particolare da Sportella Marini fino al centro storico. E poi da domenica serve la prenotazione per i vaccini a Villa La Quiete. Prosegue nel fine settimana l'iniziativa al centro anziani dedicata alla somministrazione per ragazzini tra 12 e 17 anni. Ancora andiamo sempre, no, restiamo a Foligno, ospedale, scontro sulla gestione, sul personale. Barbetti attiva una sala operatoria su 7, la replica del sindaco Zuccarini, servizio cancellato dall'amministrazione PD. La risposta è relativa alle cure palliative. Sant'Eraclio, Gina Viola, compiuto 100 anni, davvero a lei grandi auguri. E poi il vescovo sorrentino, la Madonna del Pianto, ispiri e consoli i folignati. Ancora a Trevi, in comune a disposizione calendari per la raccolta differenziata, quindi ci spostiamo a Spoleto, rientro a scuola, effettuati 2500 test, un tasso di positività riscontrato dell'1,4%. Danza e musica, protagoniste al Giancarlo Menotti, sabato alle ore 21 e poi in basso il comune è ancora in cerca del nuovo dirigente finanziario, il posto è vacante da 4 mesi, è retto ad interim, in ballo anche il disavanzo da 1 milione contabilizzato a luglio. E poi sempre da Spoleto, le riprese di Don Matteo 13 sono previste per inizio febbraio, produzione in città per le ultime scene e gli spot promozionali di questa fiction che sapete insomma avere ora un volto nuovo, che è quello di Raul Bova, che andrà a sostituire Terence Hill. A Giano dell'Umbria, auto a fuoco dopo lo schianto, salvo il conducente. L'incidente è accaduto domenica sera a Bastardo. E poi il futuro dell'ospedale di Spoleto, questa sera un incontro tra il sindaco e il City Forum. In basso da Norcia, controlli alla circolazione stradale, multati 3 automobilisti. Ci spostiamo, andiamo a Terni, passeggiata a 2,5 milioni dal PNRR. Arrivano i fondi destinati al recupero del più importante parco cittadino e dell'auditorium del Carmine. E poi ancora da Terni, donna ferita dal marito con un pugno al volto. L'aggressione è avvenuta davanti ai 2 figli minorenni nella serata di domenica. Immigrato arrestato dalla Polfer alla stazione, indagato per spaccio di stupefacenti. E poi, sempre da Terni, giustizia per mio figlio Alessandro. È la mamma di Alessandro Riccetti, lo ricorderete, il ragazzo che morì nella tragedia di Rigopiano, costituita un'associazione in sua memoria che prema con borse di studio i ragazzi meritevoli. E poi parliamo di Ast, l'antitrust turco dice sì alla cessione ad Arvedi. E poi ferito un ciclista investito da un'auto, è un 32enne che attualmente si trova in ospedale. Ancora da Terni, stadium sospesa l'attività, il maxi impianto sportivo con piscine messo in ginocchio dall'emergenza Covid e dalla mancanza di sostegni, affisso un cartello all'ingresso, totale disinteresse del comune, impossibile andare avanti, non spetta al comune, ha replicato l'assessore, risolvere i problemi sollevati. E poi parliamo di
ancora di economia, persi 21 punti di PIL negli ultimi 13 anni. Il report dell'IRES sulla situazione nel Ternano necessita una svolta nel 2022. E poi andiamo a Narni, il centro storico cambierà volto, a disposizione 800.000 euro per realizzare il progetto che riguarda Piazza Garibaldi. Finite le vacanze lunghe, gli alunni di nuovo in classe, riapertura regolare a Narni delle scuole. E poi Amelia, l'istituto comprensivo, il primo cittadino, racconta la sua esperienza di ex studentessa. Chiudiamo con Orvieto, nuove telecamere in Piazza Caen, i 4 impianti di videosorveglianza serviranno a rendere più sicure le zone vicine alle scuole. Il presidente Garbini ha sbagliato bersaglio, i consiglieri Croce e Barbarella lo attaccano per le frasi sulla distanza tra politica e società. E poi da Parrano Comune c'è il bando per il servizio civile e da Fabro la parrocchia accoglie un nuovo parroco, Don Geremia Kelly. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione, le sue pagine locali, qui siamo nuovamente a Perugia. Nuova Monteluce, è l'ora della chiarezza, la consigliera regionale della Lega Fioroni chiede di avere informazioni sulle prospettive del piano di risanamento AMCO. E poi il punto tamponi di Pian di Massiano, cambieranno le modalità di accesso. Da tutto Perugia, la campana della chiesa salvata dai vigili del fuoco. Il manufatto di San Matteo in Campo d'Orto rischiava di cadere perché si è rotto il supporto in legno che lo sorreggeva, così i vigili del fuoco l'hanno smontata. Impianto manomesso dai ignoti, ci siamo attivati per il ripristino, siamo al dibetto di Perugia, parla la preside. E poi all'Università per Stranieri vince la sostenibilità, buone pratiche per questo Ateneo. Ancora dalla Nazione, siamo a Piegaro, a scuola senza zaino, è tutto già in classe, parte la sperimentazione ad asilo ed elementari. A Tuoro aumenta la tassa di sbarco, sale la protesta, a Città della Pieve, Giacomo Villa, festa per il Beato. E poi siamo ad Assisi, il Pala Eventi, vaccini ai più piccoli, a Santa Maria degli Angeli, da domenica parte la campagna di prevenzione pediatrica contro il Covid. A Todi, fontanelle d'acqua in tutte le scuole, completata l'installazione degli impianti idrici. E poi a Bastia Umbra, la storia di questo parrucchiere che lavora senza Green Pass, gli viene chiuso il negozio, lui dice non lo sapevo, vende quadri online ma viene truffato, i soldi non arrivano. A Bastia Umbra la vittima è una persona che si dedicava appunto a questa attività. A Gubbio ieri si è festeggiato il 17 gennaio, Sant'Antoniari, festa di speranza e commozione, benedetti piccoli nati nel 2021, il vescovo seminate pace e gioia, ma si sente il peso dei 2 anni trascorsi senza i ceri. Prendo l'occasione per ricordarvi che questa sera alle ore 21 proprio questa cerimonia della benedizione dei piccoli Sant'Antoniari nati nel 2021 sarà l'oggetto di un nostro piccolo speciale, quindi l'appuntamento questa sera alle ore 21 su TRG. Biagio, 9 anni, esploratore tra lupi, istrici e volpi, quello che vi abbiamo presentato nell'apertura di questa rassegna stampa. A Nocera Umbra i video girati da questo bambino con la sorella Adele riescono questa volta a catturare una coppia di lupi. Gualdo Tadino, guerra sui progetti Rocchetta, il sindaco prova a mediare, oggi pomeriggio la presentazione al Talia, intanto però ieri la comunanza agraria ha spiegato il perché oggi non parteciperà. Siamo in Alto Tevere, a Città di Castello, sorpassi rischiosi in paese, patente ritirata e maxi multa. Fermato dai carabinieri a Morra un 19enne che ha anche ricevuto una sanzione da 400 euro, gli è stata tolta la patente. Nella zona industriale un uomo è anche stato sorpreso alla guida con il cellulare. Danneggiata la prima ambulanza della pubblica assistenza, accade a San Giustino. E poi auto si ribalta e resta in bilico, una ragazza finisce in ospedale, l'incidente ieri sera lungo la E45. Riportare l'università in Alto Tevere, l'appello di 8 sindaci del comprensorio in un documento unitario, ora un corso di laurea a Città di Castello. A Monte Santa Maria Tiberina si celebra la festa di San Sebastiano. A Città di Castello, caso trasporti, l'azienda rinuncia alla gestione, la Frat Arcangeli Cocco di Frosinone dice impossibilità di continuare, dunque il servizio torna a Carat. I musulmani umbri rinnovano ad Umberti della loro fiducia all'imam della comunità. E poi siamo a Foligno, terapia del dolore chiusa, no, garantite le urgenze. Scoppia la polemica dopo l'SOS lanciato dalla consigliera regionale Porzi sulle cure palliative. L'ASL 2 risponde, il servizio attivo inseriti dei posti in intensiva nel modulo Arcuri.
Centro vaccinale di Villa La Quiete in attività tutte le domeniche, poi fondo per le imprese in crisi a Trevi, 80.000 euro contro gli effetti economici del Covid. E poi ancora a Spoleto il nodo dei rifiuti domiciliari, i dubbi dei cittadini positivi per consegnare la spazzatura, è lecito attraversare gli spazi condominiali? Questa è una delle domande. Norcia, controlli dei carabinieri, auto a Giano dell'Umbria divorata dalle fiamme, il conducente davvero salvo per miracolo, e a Spello la polizia in campo nella lotta alla violenza di genere, il camper rosa ha fatto tappa a Spello. Siamo nel territorio di Terni, città precaria, stabile, un'assunzione su 10, preoccupano i dati 2021 dati dalla CGIL sul lavoro e nuove povertà, raddoppiate le domande per il reddito di cittadinanza. Attività sospesa alle piscine dello stadio, è un caos, il cartello affisso fuori dalla piscina annuncia la chiusura dell'impianto. E poi a Orvieto, consiglieri social, levata di scudi, raffica di reazioni contro la bacchettata del presidente del Consiglio Comunale sull'eccesso di comunicazione. E poi ancora da Terni, torna all'emergenza inquinamento, superati di nuovo i livelli di PM10. Alle Grazie è la quinta volta dall'inizio dell'anno che si registra un innalzamento dei valori oltre i livelli di guardia. Questo era La Nazione, andiamo al Messaggero per poi andare in pubblicità. Siamo a Perugia, Fontiveggio e Monteluce, le sfide in via Martiri dei Lager, il demanio prova a vendere 790 metri quadrati, in via Enrico Dal Pozzo torna un pezzo di ospedale, ovvero la centrale di 118. All'istituto di Betto è stato, abbiamo visto, manomesso il riscaldamento, scattata la denuncia, ora però i termosifoni sono tornati a funzionare. Vidi bici, il no al nodino a colpi di pedale di verde, una pedalata ambientalista per dire no al nodino. E siamo a Perugia. Furti, studio della casa per rubare un tesoretto. Banditi in azione appena i proprietari sono usciti di casa. Trovate migliaia di euro. L'assalto nella zona a cavallo tra i comuni di Perugia e Marciano, molto colpita dai raid. Gli avvocati vanno al voto, si rinnova la Camera Penale e poi ti ammazzo, terrorizza ottica con una spranga. È accaduto in centro, siamo a Perugia, i carabinieri sono intervenuti quando un 63enne appunto è entrato in un negozio di un'ottica con una spranga per volerla picchiare. E poi pompieri, correte, va a fuoco una casa, in realtà un vicino di casa che si era molto preoccupato, e quindi questo è suo, va a sua lode, della casa del vicino, perché pensava che andasse a fuoco, in realtà all'interno il fuoco era solo proiettato su una televisione ed era il fuoco, riproduceva il fuoco di un camino. A Bastia lo abbiamo letto, questo parrucchiere senza Green Pass che non sapeva di doverlo avere e dunque gli viene chiusa l'attività. A Bastia vuole vendere quadri online ma alla fine viene beffato. Ad Alto Tevere torna il vecchio gestore di Scuola Bus, lo abbiamo da appena letto. Ancora Città di Castello, baby patentato fa il pieno di infrazioni, questo 19enne a cui è stata ritirata la patente. A Todi la Biennale guarda la Cina, a Castiglione del Lago emergenza cinghiali, arrivano nuovi dissuasori. A Gubbio l'idea, una scuola di liuteria, sono riaperte le iscrizioni. E poi Foligno, rifiuti, scempio in campagna, di nuovo presa di mira dai vandali, una zona tra Sant'Eraclio e il vicino Casone. Non si arrestano le insane abitudini di quanti si fanno beffa delle norme urbane. Sagrantino, siamo a Montefalco, Sagrantino Cultural Immersive Experience, questa è la nuova iniziativa che prende il via nelle città, nell'area, nella cittadina di Montefalco e nelle aree limitrofe. Poi camper della polizia per fermare la violenza sulle donne, abbiamo visto, ha fatto tappa a Spello ieri. Ancora dal Messaggero, Spoleto, caldaie vanno in tilt, studenti al gelo, rientro con sorpresa in quattro scuole, solo in tre casi il problema è stato risolto in tempi rapidi. Ricordiamo che a Spoleto c'è stata fino adesso la didattica a distanza. Screening su 2500 tamponi, 35 casi di positività, questo è lo screening effettuato sugli studenti. E poi sempre Spoleto, al Ponte delle Torri i lavori vanno secondo la tabella di marcia. Andiamo avanti, sempre dal Messaggero, ci spostiamo a Terni, questa vicenda che purtroppo non riguarda solo Terni, delle piscine KO, la insostenibilità economica proprio della gestione delle piscine in questi periodi di rincari, sospese tutte le attività, il SI ordina il distacco dell'acqua per morosità, i gestori sono costretti a chiudere tutto. E poi ci sono ovviamente le lamentele di chi in piscina aveva pagato l'abbonamento, parla una persona, ho pagato l'abbonamento giovedì, ora la piscina è chiusa, è una truffa.
L'appello della mamma di Alessandro Riccetti, morto 5 anni fa a Rigopiano, attendo giustizia. E infine caffè cappuccino al bar, il caro colazione servito, l'abbiamo visto anche nelle pagine di cronaca nazionale, sempre da Terni, più PIL ma meno lavoro, donne e giovani in fuga, il rapporto della CGIL sull'occupazione, disoccupazione under 35 allarmante nel Ternano, gli effetti sul sociale e sulla sicurezza, crescono anche infortuni, decessi e malattie. Orvieto, truffa del falso incidente, stangato un anziano. Con un raggiro, un uomo di 85 anni è stato rubato di 3.000 euro, messo fuori uso il telefono del figlio. State attenti, non vi fidate delle persone che non conoscete. Sanno parlare bene, sanno come arrivare, convincervi. Arrestare vittima, ieri un anziano orvietano di 85 anni che durante la mattina ha ricevuto una chiamata sul proprio cellulare, da quel momento insomma è iniziata la truffa. L'uomo dall'altra parte del telefono si era qualificato come un avvocato che ha raccontato all'anziano, che tra l'altro vive da solo, è vedovo e ha un figlio, che proprio il figlio era rimasto coinvolto in un incidente. Questo finto avvocato diceva che lo avrebbe aiutato, gli servivano delle liquidità, l'85enne si è fidato. Insomma, non vi fidate di queste cose, sono chiaramente il più delle volte delle, anzi quasi sempre, delle truffe. Come vedete, la prossima pagina è già di carattere sportivo, ma noi prima di parlare di sport ci fermiamo per qualche momento e poi torniamo qui in studio.